Brutto stop casalingo per il Rimini, che si è sconfitto per 3-1 sul proprio campo contro la Ferrar Pisalò. Ferrar Pisalò subito avanti al terzo minuto. Vita mette al centro, colpo di testa debole di Caracciolo che non reca problemi al portiere Giacomo Nava. La risposta del Rimini, Montanari innesca Calombo, traversone al centro, Volpe anticipa l'avversario ma spedisce il pallone sul fondo. Ancora Rimini in avanti con questo traversone direttamente dal corner con il colpo di testa di Venturini a innescare Allotti, ribatte la difesa della Ferrar Pisalò. Rimini che si fa vedere nuovamente in area avversaria, qui viene sventato il pericolo, parzialmente da Legati, il pallone viene raccolto da posizione proibitiva d'opera di Montanari, gran destro, pallone qui coglie l'incrocio dei pali. Rivediamo appunto il tiro del centrocampista in maglia numero 30 che termina alla sinistra della porta difesa dal portiere De Lucia. Ancora Rimini in avanti con il tiro da posizione proibitiva e defilata d'opera dell'attaccante ex Frosinone Volpe. Allotti a questo punto sceglie la soluzione della distanza, il capitano rientrava proprio in questa serata, De Lucia blocca senza affanni. Siamo nel secondo tempo, traversone di Vita, qui Venturini chiude ottimamente su Scarsella e poco dopo c'è ancora un'azione offensiva da parte della Ferrar Pisalò con Vita che mette al centro, qui Scarsella la va al tiro, si lamenta perché vorrebbe un fallo di mano, così non è, come ci mostra il replay, Marchetti riesce a respingere in maniera pulita, ma è un avvertimento, mentre dall'altra parte il Rimini si fa vedere in contropiede con Michele Volpe, entra in area di rigore di forza di potenza, va alla conclusione ma viene chiuso sul più bello dal difensore Gianni, sulla ribattuta arriva Candido che spedisce il pallone sul fondo. Altra punizione d'opera dell'ex Monza, traversone al centro, colpo di testa vincente di Venturini con De Lucia che compie il miracolo rifugiandosi in corner. Dalla parte opposta primo acuto di Maiorino che è un avvertimento per Nava, non perfetto nella respinta, poi Vita va a terra, recrimina per un calcio di rigore, è un episodio dubbio con Venturini protagonista assieme a quest'ultimo, ma Maiorino dalla stessa mattonella precedente indovina l'angolo, forse c'è una leggera deviazione da parte della difesa biancorossa, qui Nava non può nulla, pallone che termina alla sua destra per l'1-0 della Ferrar Pisalò. Il replay rende giustizia al gol da parte del numero 30 in maglia Ferrar Pisalò. La Ferrapi arriva subito al raddoppio, qui Vita va via l'avversario, Marchetti in maniera ingenua lo stende in area di rigore per l'ex difensore dell'Atalanta, scatta anche la munizione, ricordiamo che questa sera Marchetti sostituiva lo squalificato Ferrani. Dagli 11 metri si presenta Bomber Caracciolo, l'ex Brescia sceglie la soluzione potente centrale che batte Nava. 2-0 per la Ferrar Pisalò e ottavo centro di stagione per Caracciolo che risulta essere il miglior finalizzatore della squadra ospite. L'offensiva della Ferrar Pisalò non si chiude qui, anzi è Maiorino che ci prende nuovamente gusto, conclusione dalla distanza, pallone che questa volta centra il palo alla destra di Nava. Il replay ci mostra ancora una volta la prodezza da parte del numero 30. Iniziano i cambi e qui c'è Montanari che con un filtrante perfetto lancia in profondità Cicarevic che viene steso da Gianni che colpisce prima il pallone e poi il piede del montenegrino, calcio di rigore decretato ai biancorossi. Dagli 11 metri si presenta Palma che realizza la sua prima firma in maglia biancorossa e l'ex centrocampista della Giara Emilio va a bersaglio meritando appunto i gol per quanto fatto vedere fino adesso dal suo arrivo con la formazione romagnola. Continuano i cambi, entrano per la Ferrar Pisalò i due Marchi, risulterà vincente Mattia Marchi e poi capiremo il perché. Qui il Rimini recrimina per un rigore, ma quando Legati colpisce il pallone con il braccio l'arbitro aveva già interrotto il gioco, quindi gioco fermo e nulla da fare. E più importante invece la soluzione scelta da Simoncelli con l'incursione in area di rigore, qui c'è il tocco di mano forse di Paolo Marchi, l'arbitro lascia proseguire, prosegue anche l'azione con Simoncelli caparbio che recupera la sfera, assist per Buonaventura, concussione con De Lucia chiamato al tuffo. Rivediamo ancora Simoncelli che entra in area di rigore, forse c'è il tocco di Paolo Marchi ma l'arbitro lascia proseguire, quando il Rimini si sbilancia in avanti concede tantissimo con Mattia Marchi che mette lo sprint arrivando fino all'area di rigore beffando così Nava per il 3-1 con tanto di stizza verso la panchina del Ferrar Pisalò, Domenico Toscano che aveva scelto per l'ex di turno di mandarlo inizialmente in panchina. 3-1 per la Ferrar Pisalò e saluto finale in una nottata non certamente facile da ricordare per la Rimini biancorossa.